soprattutto passati amici di Happy Time in diretta da Cerio 7 Guglielmo Mirillo. Allora, vi spiego una cosa. Siamo al Cerio 7 di Milano. Oggi Belvedere presenta la nuova bottiglia special edition. Eccola. Attenzione, scusate, non sarà precisissima. Oh, Guglielmo Mirillo che saluta. Guglielmo e Flavia, che è la responsabile. Guglielmo, ti avvicini un attimo. Guglielmo ha appena spiegato un drink. Certo, Belvedere Air, il cocktail è molto semplice, esaltiamo diciamo la Belvedere con latte di mandorla, quindi due note di mandorla fresca che gli dà questa nota bella tostata, ma al tempo stesso fresca, miele d'acacia e Belvedere Summer Bay. E quello è proprio il cocktail di cui parlava in questo momento Guglielmo. Perché per un bar manager, o per comunque per un locale, un hotel bar, ha un vantaggio, un ritorno, ospitare una bottiglia limited edition? Perché in questo caso sembra aver capito che sarà soltanto in 6 locali. Esatto, è un prodotto molto esclusivo, limited edition, quindi diciamo è un grande orgoglio per noi poter avere questo prodotto che rispecchia molto il nostro ma quindi stile. Diventa un elemento di attrazione per i clienti, secondo te? Un elemento sicuramente di grande esclusività. Ecco, questa è la bottiglia. 1, 2, 3, quante ne stai facendo? Dunque, quali sono i 6 locali, se te lo ricordi, che ospiteranno la bottiglia Belvedere Rocca Special Edition? Oggi il Taiga Beach in provincia di Taranto in Puglia, il Supporter Beach sulla costa dei Trabocchi in Abruzzo, poi abbiamo il Coco Beach sul lago di Garda per avere anche un'alternativa al mare e lo splendido Shed Park di cui sono stato passi da Milano, nuova immersa nel verde per una lunga rivesta. Tutto questivo fossero i nostri esclusivi partner per l'edizione Summer Bay. Quindi ad esempio il Supporter Beach di Forza Celta si è sempre distinto sulla costa adriatica per un'innovazione.